Modesta l'adesione in Friuli Venezia Giulia al bando nazionale della protezione civile per l'accoglienza dei profughi ucraini indirizzata al terzo settore. Solo 84 i posti messi a disposizione a fronte di un totale nazionale di 26.000. Fanno peggio solo Molise, Valle d'Aosta e Trentino. Si tratta di una delle partecipazioni più scarse in rapporto alla popolazione. È il Sud Italia a dominare con Campania, Calabria, Sicilia e Puglia nelle prime 5 posizioni. Non è un segnale di mancanza di sensibilità, ma di bassa disponibilità di posti letto, dice il prefetto di Trieste e coordinatore dei prefetti del Friuli Venezia Giulia, Annunziato Vardè. Il bando chiede alle realtà private di organizzare l'ospitalità dei rifugiati ucraini in accoglienza diffusa anche in famiglia. Vanno garantiti vitto, alloggio, una piccola mancia di 2,50 euro al giorno e attività volte all'integrazione come l'insegnamento della lingua italiana. Il tutto per un contributo quotidiano di 33 euro a profugo. In generale il nord è sottorappresentato, forse per il timore degli operatori di non stare nei costi, sostengono alcuni addetti ai lavori. Per Gianfranco Schiavone dell'associazione ICS hanno pesato i tempi stretti e la necessità di offrire un numero minimo di 300 posti. Poi aggiunge c'è un caso Friuli Venezia Giulia, dove l'accoglienza diffusa è diventata difficile da fare. Non è di questa opinione Alessandro Amodeo, il direttore della Caritas di Trieste, soddisfatto per la risposta alla crisi dei profughi ucraini. Noi non potevamo partecipare in ogni caso perché abbiamo esaurito i posti, afferma. Molti profughi ucraini comunque hanno trovato ospitalità in autonomia, spesso da parenti e amici. Attendono ancora di conoscere le modalità di richiesta degli aiuti diretti promessi dal governo.